Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Se quello che amate è il colore, la morbidezza, la versatilità, abbiamo il filato che fa per voi. Si tratta del Chuck Batik. Andiamolo a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro Chuck Batik. Un gomitolo composto al 100% da top acrilico per il peso di 100 grammi ed una lunghezza di 380 metri all'incirca, per cui sono consigliati i ferri dal 3 al 3,5 e l'uncinetto numero 4. Passiamo ora ai consigli per la manutenzione. È possibile lavare ad una temperatura che non superi i 30 gradi ed utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezion fatta per il tetracloretilene. È inoltre sconsigliato il candeggio. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma è preferibile far asciugare i vostri lavori su un piano orizzontale. Sarà possibile invece stirarlo. Vediamo ora tutte le varie sfumature disponibili. Questa che abbiamo appena visto è la colorazione pink. Qui, come possiamo vedere, si mescolano i colori del bianco, del rosa e del beige. Passiamo ora dei colori più vivaci. Questa è la colorazione acid. Qui troviamo il fucsia, il blu, il turchese ed il verde. Per il colore azzurro abbiamo diverse sfumature che vanno dal bianco fino all'azzurro e al celeste. Per il colore cielo troviamo diverse sfumature del bianco, il panna e il celeste. Questa è la colorazione beige. Qui la sfumatura parte dal panna fino ad arrivare a varie sfumature del beige. Con la variante rosso incontriamo delle tonalità che vanno dal panna, il tortora e varie sfumature di rosso. Questa è la variante terra. Appunto qui i colori ci riportano un po' a quelli della natura. Abbiamo il prugna, il verde, turchese e beige. Per la tonalità turchese incontriamo diverse sfumature del verde acqua, il turchese, il marrone ed il panna. Restando sui colori caldi troviamo il colore cipria. Si parte da un rosa baby, poi un rosa pesca fino ad arrivare a delle sfumature del tortora. Nella variante di colore lilla abbiamo varie sfumature che partono dal bianco, passando per il rosa ed infine il lilla. Per la colorazione rosa abbiamo un distacco più netto, partiamo dal bianco che man mano diventa un panna, poi un rosa baby fino ad arrivare ad un rosa più acceso. Ed ora passiamo a delle colorazioni più vivaci, così come ci indica già il suo nome, Party. Qui incontriamo le colorazioni del panna, del rosa, il turchese ed il verdino. La tonalità verde presenta varie sfumature che partono dal verde lime fino ad arrivare al verde acqua e dal verde più acceso. Per la colorazione panna abbiamo due colori a contrasto, il panna e il grigio perla fino ad arrivare ad una colorazione di grigio più scura. Ed infine la tonalità più scura, ovvero il nero. Qui abbiamo diversi grigi, partiamo dal perla passando per l'antracite fino ad arrivare al nero. Come abbiamo visto, le colorazioni del Chuck Batik sono davvero numerose e altrettante sono le sfumature che ci offre. Questo vi permetterà di creare dei capi personalizzati unendo anche varie sfumature tra di loro. Questo filato vi permetterà di creare degli accessori e dei capi di abbigliamento davvero morbidissimi, che verranno molto apprezzati anche da coloro che non tollerano i filati in lana. Potrete infatti anche realizzare degli accessori come cappellini, sciarpe, maglioni o cardigan che rimarranno molto delicati al contatto con la pelle e verranno particolarmente apprezzati anche dai ragazzi per la sua particolare morbidezza e brillantezza dei colori. Quindi possiamo dire che uno dei punti forti di questo filato è senza dubbio la versatilità. Infatti troverete numerosi tutorial dove potrete prendere ispirazione sia per la creazione di capi di abbigliamento che per gli accessori. Bene, arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube così da non perdere nessun video e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!